Dunque, noi cambiamo argomento e oggi daremo vita ad un omaggio, ad uno dei format radiofonici più apprezzati e conosciuti, ma soprattutto importanti della storia dei media italiani, ovvero Tutto il Calcio, minuto per minuto, ma anche e soprattutto un contenuto che dà la possibilità di comprenderne il messaggio veramente forte, ovvero il calcio non è solo uomo, ma è donna, in tutto e per tutto. Tutto questo all'interno di Interrompo da San Paolo, un volume curato dal giornalista Pietro Nardiello a cui hanno collaborato 20 giornaliste campane, e con noi oggi ci sono due delle coautrici dell'opera, ovvero Valeria Grasso ed Emma Di Lorenzo. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Mariu, un saluto a tutti i telespettatori. È un piacere avervi qui, questo è un salottino adesso tutto al femminile, la nostra regista è donna, Giada De Gregorio, quindi è un momento veramente che ci prendiamo con ampio respiro. Dunque, Grasso, io partirei da te perché è un'opera che in primis punta a dare un punto di vista totalmente innovativo, ovvero quello femminile, rispetto ad una visuale ancora fortemente maschilista del calcio, del mondo del calcio. Sì, anche se, no, anche se tu sei anche il protagonista perché seguo anche il tuo programma sportivo, come dire, i tempi fortunatamente sono cambiati, viene data la possibilità ovviamente alle giornaliste, perché se si è uomo o se si è donna, insomma, non è che cambia molto quando si è preparati, e quindi ci sono delle competenze. E quindi fortunatamente il calcio è amato da tutti, è uno sport appunto amato a 360 gradi. Questa è un'operazione molto bella che ha fatto Pietro Nardiello come curatore di questa antologia, dove la possibilità di vivere appunto a coloro, prevalentemente siamo tutte quante giornaliste, siamo 20, e con grande gioia abbiamo partecipato appunto a questa iniziativa, raccontando con una forse un pizzico di sensibilità in più, partendo da quello che è un grande campione che ha vestito la maglia azzurra. Da lì poi ognuna di noi ha costruito una storia che nel mio caso insomma riguarda anche un po' la mia vita, perché io amo il calcio da quando ero bambina, ho tantissimi ricordi legati a Maradona, legate a mio padre, per cui ho costruito poi una storia d'amore collegata al gol di Dries Mertens. Sì, poi dopo la raccontiamo, siamo tutte colleghe, quindi ci diamo del tu tranquillamente. Valeria, certo. Questo è un aspetto importante, quello che tu hai detto. C'è stato però nel frattempo anche, sei appassionata di calcio, però nel frattempo c'è stata anche una crescita all'interno del calcio femminile, però secondo te c'è ancora tanta strada da fare, il percorso è ancora lungo per quanto riguarda questo settore e concetti, gli stereotipi che ancora purtroppo siamo costretti ad ascoltare? Ma diciamo forse sì, qualcuno forse ancora c'è, come dire, si può essere giornaliste sportive, ripeto, con grande competenza, con grande amore, con grande passione, con grande precisione. Ovviamente, come dire, noi abbiamo fatto un percorso che per me è stato molto naturale e che mi auguro, insomma, ecco, così come tante ragazze possono avere questa possibilità. Ripeto, però l'importante è far valere, diciamo, i propri diritti, ma soprattutto la propria preparazione, quindi studiare sempre, e credo che ci sarà la possibilità, mi auguro appunto, che ecco, questo sia un lavoro aperto a tutti. Esattamente, Emma, Tutto il Calcio minuto per minuto, perché è stato un format così importante? Beh, perché la radio di base è un mezzo che ancora oggi, nonostante i tempi cambino e nonostante la televisione in realtà stia evolvendo verso una realtà più social, voi ne siete un esempio perché siete molto presenti sui social ed è giusto che sia così, la radio invece in un certo senso, pur mutando, ha un fascino e una capacità di raccontare che secondo me va oltre. Io infatti ho deciso anche oggi di avere queste cuffie, le mie preferite, in quanto per tanto tempo sono stata una radiofonica, così si dice, e credo che appunto questo fascino poi resti, e un po' nel racconto io ho cercato di dire questo. Perché se a distanza di tanti anni questo mio racconto di fantascienza si ascolta ancora Interrompo dal San Paolo, vuol dire che nonostante i cambiamenti, nonostante quello che ogni giorno non ce l'aspettiamo, la radio secondo me sopravviverà. La radio sopravviverà, restate con noi ragazze perché ho il tassativo, poi ritorniamo su questo argomento. Pubblicità. Dunque, Emma,
ma dicevamo prima, il fascino della radio, come può trasmettere e trasferire l'emozione di un gol, ma soprattutto come le emozioni di un gol ascoltato possano essere trasferite nelle pagine di un libro, quello che oggi, di cui oggi stiamo parlando, Interrompo da San Paolo. Beh, la voce è stata per tanti anni quella che ha accompagnato tanti italiani che appunto, io ricordo questa radiolina nera che mio padre, piccolina, che mio padre ascoltava con un foglietto, lui segnava i risultati ed è anche un ascolto attivo se ci pensi, quindi sì, la radio assolutamente ti dà la possibilità di sognare, di immaginare e da qui ecco si passa appunto a un libro. Quando mi è stata proposta questa idea bellissima appunto perché alla radio io sono particolarmente legata e al calcio Napoli da tifosa, non come giornalista, questo lo sottolineo, a differenza di Valeria che è bravissima e appunto si occupa di questo, io mi occupo di altro, però comunque il legame appunto con mio padre e con quello che è proprio il calcio Napoli, ma soprattutto il giocatore che nel mio caso mi è stato assegnato, perché io sono arrivata un po' all'ultimo momento, ecco, Totò Noiuliano, un calciatore che ha giocato nel Napoli. Esisteva comunque un legame appunto dovuto a quei nomi che mio padre mi ripeteva sempre, mi ripete ancora, perché Totò Noiuliano è stata una bandiera del Napoli nel periodo di Sivori, nel periodo appunto in cui poi è ambientato il gol che poi viene ascoltato nello spazio dal protagonista del mio racconto. Invece Valeria, dalla, perché capirete magari se lo leggerete. Sicuramente lo leggiamo, tra l'altro abbiamo visto anche prima l'immagine di copertina con il numero 10, quello della maglia di Diego Armando Maradona. Valeria, invece tu hai potuto raccontare un gol, come diceva prima, di Dries Mertens, magico, un gol così è stato definito e che diventa però pretesto narrativo per raccontare la storia d'amore di due ragazzi all'interno della nostra bellissima città. Però perché questa comunione, scegli questa rete per raccontare poi la storia d'amore dei due ragazzi? Vabbè, innanzitutto perché questo è un gol che è rimasto abbastanza scolpito un po' anche nell'immaginario, insomma nella mente, diciamo, di tutti i tifosi. In quell'occasione era il 18 dicembre 2016, era un Napoli-Torino, la partita finì 5-3, Dries Mertens segnò 4 gol, ma il più bello fu appunto questo pallonetto all'interno dell'area di rigore con una specie di mezza pirouette con la palla che in effetti andò a finire tra la meraviglia di tutti alle spalle del portiere, veramente un gesto tecnico pazzesco. Dries Mertens rappresenta secondo me anche oggi in questo mondo, in questo calcio che è così cambiato, però rappresenta non lo so, comunque un ragazzo normale, un ragazzo semplice, un ragazzo pieno d'amore e di passione, rappresenta un po' lo sghignizzo napoletano, quindi è riconducibile a quelli che sono poi i valori anche un po' di una volta, no? Anche cui il libro vuole un po' tendere, quello di ritornare un po' indietro nel tempo. È un vero e proprio tuffo del passato, ecco, ritornare indietro nel tempo, un vero e proprio tuffo nel passato, però ti chiedo, cambia anche la comunicazione, perché lo hai preannunciato anche tu prima, cioè c'è un cambiamento di comunicazione anche nella fase emozionante del racconto di un gol? Oggi purtroppo, come dire, sappiamo perfettamente che il calcio ci viene offerto attraverso innumerevoli sistemi. Allora c'era solo la radio, adesso ci sono tanti, tanti strumenti attraverso cui tra internet, la televisione, l'on demand, piuttosto che insomma la RAI, ma anche tutte le televisioni private, eccetera, eccetera. Per cui si è perso un po' qualche, appunto, quel pizzico di sentimento, di emozione legato al calcio. Per chi lo ama, lo amerà sempre. Però ecco, noi abbiamo voluto fare un'associazione con episodi che ci riportano a quello che è il valore intrinseco del calcio, all'amore e alla passione basilare, insomma, che erano collegati appunto a quella Mary che ci diceva siamo in collegamento dallo stadio San Paolo, vi interrompo dal San Paolo, ecco, quindi era questo un po' il senso. Questo è il senso, ecco, quello più bello, forse questi valori sono persi, quindi Emma, ti chiedo, probabilmente oggi il calcio è un po' troppo urlato. Il calcio oggi, allora, di per sé il libro appunto è un oggetto già vintage perché si intitola Interrompo dal San Paolo, adesso dovrebbe essere Interrompo dal Diego Armando Maradona, quindi in questo sta avanti appunto questa idea del passato e per i
ma non per questo deve essere, ecco, dobbiamo screditare il presente. Probabilmente sì, probabilmente bisognerebbe anche iniziare a trattarlo meglio. Ecco, anche questo mi ricollego al racconto. A un certo punto, scherzando, la protagonista dice: abbiamo rovinato anche quello che di bello c'era, l'unico calcio rimasto è quello femminile, perché le donne riescono ad averne maggior cura. Ovviamente è un po' un modo, il mio, per ironizzare su quelli che sono i tempi, anche se, ecco, forse un po' è vero se ci pensiamo. Quindi magari c'è speranza in una maggior cura. Intanto, ecco, se possiamo vedere con l'ausilio della nostra regista Giada De Gregorio l'immagine di copertina, complimenti alle 20 giornaliste campane che appunto si sono impegnate a curarne l'edizione. Interrompo dal San Paolo.